Ora giochiamo a pallacanestro. Hai bisogno di una oppure più palle, come vuoi, quello che preferisci. Dei contenitori, come puoi vedere, anche un catino, quindi se vuoi chiedi alla mamma un catino, o delle scatole vuote. Iniziamo a posizionarla abbastanza vicino. Questo gioco ha lo scopo di migliorare e imparare ad usare la forza durante il lancio per riuscire a fare il proprio canestro. Iniziamo pure da seduti, ok? Oppure anche puoi metterti seduto su una sedia, come preferisci. Prendi in mano la palla, sempre con due mani. Posizioni i catini inizialmente più vicini, poi piano piano andiamo ad allontanare. Con due mani lancio e cerco di fare canestro, ok? Prendo anche le altre palle, se più piccole, più grandi, come vuoi. Sempre due mani, lancio e faccio canestro. Ok, molto bene. Se hai provato a fare qualche lancio, ora proviamo a farlo un pochino più difficile. Andiamo ad allontanare le nostre scatole. Ok, rimani sempre fermo nello stesso punto. Prendi di nuovo la palla a due mani. Ricorda che se anche non fai canestro, non fa niente, puoi sempre riprovare. Ok, due mani, lancio e faccio canestro o cerco di fare canestro. Prendo sempre le altre palle, lancio e faccio canestro. Ancora, lancio e faccio canestro.